Meglio andarsene di casa o continuare a vivere coi genitori? Ciao, io sono Costa ed è un anno che sono uno studente fuori sede, quindi vivo da solo, dall'altra parte d'Italia e non vivo con i miei genitori. In questo video risponderemo alla domanda: ne vale la pena? Così magari riuscirò ad aiutarti nella tua scelta per il tuo futuro. Sicuramente una cosa fondamentale da analizzare quando si fa questa scelta è la questione soldi. Quanto costa vivere da soli e quanto si spende realmente? Quando vivi da solo ci sono molte altre spese che prima non c'erano, come l'affitto, la spesa, la benzina, qualunque cosa riguardi la vita di tutti i giorni. Io prima, quando vivevo a casa con i miei genitori, spendevo solo soldi per uscire e basta, nient'altro. Io attualmente spendo circa 1000 euro al mese per vivere. Sto un po' approssimando, E io per fortuna pago poco d'affitto, perché sennò questi 1000 euro li eviterebbero un sacco. Ma la questione soldi non è necessariamente un contro. Dobbiamo valutare anche la motivazione per la quale ti trasferisci e capire se questa motivazione conta realmente sul valerne la pena di trasferirsi e andare a vivere da soli. Le motivazioni principali quali possono essere? Studio, quindi università, lavoro, quindi magari o progetti tuoi o semplicemente lavoro, o terzo punto, ricerca di opportunità. Questi tre diciamo che sono un po' i tre punti principali che spingono qualcuno a andare a vivere da soli. Ma se dobbiamo rispondere alla domanda: ne vale la pena andare a vivere da soli? La motivazione conta? Dal mio punto di vista questa conta veramente poco, perché i pro di andare a vivere da soli sono veramente tantissimi. Primo, e anche il più banale, è la libertà, ma non solo libertà di fare feste tutti i giorni, cosa che probabilmente non farai mai, o meglio farei magari per poco tempo, ma semplicemente la libertà di fare quello che vuoi, quando vuoi, senza nessuno che ti costringe barra impone barra influenza sulle tue scelte. Che ne so, puoi scegliere paradossalmente cosa guardare alla TV, non farti influenzare, puoi scegliere di non guardarla, puoi scegliere letteralmente quello che vuoi. La libertà di scegliere di fare quello che vuoi tu, quando vuoi tu, è una cosa inestimabile e che quando vivi con i tuoi genitori non riesci mai ad avere al 100%, considerando anche i genitori migliori del mondo, Poi consideriamo tutti gli amici che ti fai vivendo da solo, perché se tu continui a vivere con i tuoi genitori, continuerai a uscire sempre con le stesse persone, sempre negli stessi posti, e rimarrai nella tua bolla chiuso e non conoscerai nuove persone, non farai troppe nuove amicizie. Invece se ti trasferisci, soprattutto magari lontano da casa, sarai costretto a farti nuovi amici, conoscerai nuove persone, e non è solo una cosa bella dal punto di vista emotivo, ma è anche una cosa molto utile dal punto di vista della tua crescita personale, perché riuscirai a capire più prospettive dalla quale puoi analizzare la vita, e ovviamente questo ti aiuterà a vivere nel modo migliore. Un altro pro, quello delle esperienze. Quando tu vivi a casa con i tuoi genitori, le tue esperienze, per quanto tu possa essere pazzo e regartene di tutto, andare in giro e tutto il resto, sono comunque limitate. Non hai il 100% della libertà di scelta su ciò che devi fare. Quando invece tu sei da solo, letteralmente puoi prendere, decidere, andartene senza dire niente a nessuno, senza fare niente. Puoi fare 3000 esperienze, dalle più insignificanti alle più importanti, senza troppa fatica e senza essere condizionato, senza dover dire a qualcuno: guarda sto andando, guarda sto facendo. No, avrai la possibilità di fare tutte le esperienze che vuoi, a tuo modo, quando vuoi tu, come vuoi tu. Così potrai valorizzare anche tutte quelle esperienze magari più piccole. Un'altra cosa che noterai quando andrai a vivere da solo è il distacco enorme che c'è tra tutti quei tuoi amici che sono rimasti a vivere a casa con i genitori. Quando parlerai con loro capirai realmente quanto tu sei cresciuto e cambiato e migliorato in quel periodo di tempo che hai vissuto da solo. Farai dei discorsi con loro e loro potranno essere le persone più intelligenti del mondo, ma non avranno l'esperienza, la pratica di aver vissuto da solo, di aver vissuto veramente. Qui ci colleghiamo a un altro pro per andare a vivere da solo: è il fatto che tu inizi a vivere veramente, affrontando problemi, cose belle, cose brutte, qualunque cosa l'affronti tu in primis sulle tue spalle, senza fare affidamento a nessun altro. Questo ti permetterà appunto di crescere, ma non crescere come se sei abituato a crescere fino adesso, ma crescere in modo reale e a capire come si affrontano determinate situazioni, come si affrontano determinate persone. E fidati che quando tornerai a casa e parlerai con i tuoi amici dell'infanzia che magari sono ancora a vivere con i genitori, noterai un distacco enorme dal punto di vista proprio di esperienze di vita. Quindi ora sorge una domanda spontanea: meglio trasferirsi vicino o lontano da casa? Dal mio punto di vista, se tu ti trasferisci a vivere da solo, vicino a casa è un po' come avere una stanza leggermente più lontana. Invece di metterci 20 secondi ad andare alla tua stanza, alla cucina, ci metterai 20 minuti, però è un po' una soluzione un po' così, no? Se tu invece ti trasferirai lontano da casa, con più difficoltà a tornare ai tuoi genitori, è tutta una cosa diversa. Cioè, è proprio chiudere un capitolo della tua vita e aprire un altro, perché ormai tu hai smesso di vivere con i tuoi genitori e hai iniziato a vivere da solo. Non so se ci capiamo del passo che tu stai facendo. Ti renderai conto di aver fatto questo passo solo quando l'avrai fatto veramente. Dopo 2-3 mesi che vivi da solo, ti renderai conto del fatto che letteralmente stai vivendo da solo, letteralmente
hai chiuso un capitolo della tua vita e ne hai aperto un altro molto migliore. Qui sorge un'altra domanda: ha senso tornare a casa dopo che hai già iniziato a vivere da solo, dopo che hai trascorso un periodo di vita da solo? Partiamo dal presupposto che se torni a casa per rilassarti, stare un periodo con i tuoi genitori, con la tua famiglia, ci sta tranquillamente, devi farlo, anzi è una delle cose più belle che farai quando inizierai a vivere da solo. Però ti accorgerai che la libertà di vivere, la libertà di scegliere come vivere, è come una droga. Una volta che la provi, e la provi per un periodo leggermente più lungo rispetto a il classico 2 settimane gita con la scolastica e tutto il resto, capirai che non potrai farne a meno, perché è tutta una questione completamente diversa. Quindi chi se ne frega il motivo, chi se ne frega se costa tanto, chi se ne frega di tutto, appena hai la possibilità di andare a vivere da solo, fallo, perché non vivrai veramente finché la tua vita non sarà appoggiata completamente sulle tue spalle, finché non avrai libertà di scegliere come vivere. Ciao.